Allora ragazzi, disastro Italia, disastro tragedia nazionale. L'Italia è già uscita dagli europei, vabbè, già uscita, ha rischiato anche all'ultimo minuto, è andata agli ottavi di finale segnando il gol con la Croazia, altrimenti era già fuori. Allora io l'ho detto comunque a tutti i miei amici, secondo me la Svizzera è comunque nettamente favorita. Ho visto un po' la partita, quasi tutta, ero lì, ho fatto un salto a casa qui in Germania e mi sono fermato lì da amici che ci hanno una pizzeria, guardato la partita. E cosa devo dirvi? Adesso sta giocando la Danimarca con la Germania, infatti non c'è in giro nessuno qui, mi sono fermato adesso qui a un autogrill a prendere qualcosa da bere. Allora, Germania sta giocando, però ho sentito adesso uno qui, mi ha detto che non sta giocando bene neanche la Germania. Allora, l'Italia, parliamo dell'Italia. Un'Italia senza attributi, cioè vabbè, sì, ci ha avuto un paio di occasioni, un paio di pali così, cioè, però vabbè, io non la butterei sulla fortuna. Cioè non è l'Italia che eravamo abituati a vedere, cioè l'Italia di Tardelli, l'Italia di quando ha vinto i mondiali, cioè l'Italia che comunque in difesa è sempre bella chiusa e poi parte in attacco e prende pochi gol. Non abbiamo talenti in campo, non dico non abbiamo, non hanno, non abbiamo nel senso che vabbè, la nazionale è la nazionale. Diciamo che l'Italia non ha sfornato talenti in questi anni, non lo so, forse perché io vedo che la gente non gioca più a pallone, cioè io quando ero ragazzino giocavamo tutti a calcio, tutti a pallone e sono gli anni che comunque quegli anni lì sono tirati fuori i campioni. Oggi l'Italia non c'ha più i Baggio, i Del Piero, i Totti, ma anche la difesa, i Cannavaro, i Chiellini, quella gente lì. Ho visto la partita, chi sono? Chi sono questi qua? Boh, io l'unico che conoscevo era il portiere. È un'Italia amorfa, un'Italia molle, un'Italia con pochi attributi. È la Svizzera che è una nazione che ha cos'è, un sesto della popolazione italiana. Non dico che ci ho umiliato, ma comunque ci ha mandato a casa belli sicuri, cioè ci ha mandato a casa, nel senso che comunque meritava, non è che si può dire. La Svizzera ha chiuso il girone prima, ha incontrato una squadra, mi sembra una delle nazionali italiane forse peggiori degli ultimi anni. Cioè faccio fatica a pensare, a parte vabbè, il fatto che l'Italia non è andata più in mondiali neanche diciamo negli ultimi due mondiali, però è veramente poca roba. A me non è assolutamente piaciuta la squadra, non mi è piaciuto come hanno giocato, non mi è piaciuto l'atteggiamento, cioè questi non avevano il coltello fra i denti, la grinta fino all'ultimo momento, poi le solite scenate alla fine, il mezzo pianto, ma dove? Domani questi sono al mare pieni di milioni. Quindi così ormai l'Italia nel calcio non è da oggi che è veramente andata giù. Se pensiamo che, a parte, vabbè sì, gli ultimi europei li ha vinti l'Italia con l'Inghilterra, però a livello di mondiali l'Italia non si è qualificata neanche negli ultimi due mondiali. Quindi per cui è così. Nei club vince qualcosa, sì, quest'anno ha vinto con l'Atalanta, ma non è che a livello di champion o qualcosa. Il calcio italiano veramente è giù, perché lo ripeto, per me è perché cioè non vedi nessuno giocare. Allora vai in Svizzera, tu vai a Lugano, è pieno di campetti di calcio, i bambini giocano a calcio tutto il giorno, vedi tutti che giocano, cioè è normale che poi tirano fuori qualcuno, tirano fuori qualche talento. Cioè da noi vai e va in giro, ormai i ragazzini non li vedi più giocare, sono lì tutti attaccati al cellulare a guardare i video. E quindi cosa vi devo dire? So, c'è sottofondo la partita perché c'è lì lo schermo, non c'è in giro nessuno, praticamente due persone sono. Magari vado lì a vedere gli ultimi minuti di Germania-Danimarca. Quindi questa qua è la situazione. Cioè, si sapeva ragazzi che l'Italia usciva con la Svizzera, dai, è inutile che ci prendiamo in giro. Niente, allora facciamo i complimenti alla Svizzera, hanno vinto i tombini a livello.
E auguriamoli allora a questo punto alla Svizzera di vincere il campionato europeo, cosa vi devo dire?